che cosa ci ha detto la prima parte del campionato fino ad ora disputata dal Campus Italia come approccio, come reazione di questi ragazzi alla Serie 1? La prima parte è stata molto positiva perché ci si aspettava una differenza maggiore nei valori. Nonostante fisicamente sicuramente c'è una grandissima differenza, abbiamo visto che con le loro capacità tecniche e una buona organizzazione di gioco riusciamo a dire la nostra. Credo che questo abbia dato consapevolezza ai ragazzi della loro forza e appunto se non si esaltano particolarmente potrà essere anche che in un futuro altri risultati come quelli di Cassano potranno venire. Alla luce invece dell'inizio del campionato, quali sono gli step di crescita nella tua mente, nella mente dello staff? Sicuramente adesso abbiamo conosciuto il nuovo preparatore fisico che appunto sta portando la sua metodologia. Io personalmente da direttore tecnico la sto valutando e sto cercando di inserire questo tipo di lavoro nella nostra programmazione settimanale. Gli allenamenti sono prevalentemente individuali per quasi la metà del tempo che passiamo in questo campo, o quanto più che individuali sono per ruoli. Ripeto, poi adesso abbiamo alcuni problemi di più che infortunati, abbiamo avuto due ragazzi malati per cui abbiamo un ridotto numero di giocatori che non consentono durante l'allenamento di concludere l'allenamento con delle partitelle. Questo è solo questo l'aspetto negativo. Per una parte di questi ragazzi a gennaio intanto c'è questa novità, quella delle qualificazioni mondiali Under 21. Cerchiamo soprattutto di farli trovare in forma dal punto di vista fisico e più preparati dal punto di vista tecnico, anche perché con la squadra juniores ci sarà sempre più spazio per loro. Abbiamo visto in questo stage della National Team Weeks che la juniores ha bisogno di tempo per prepararsi e soprattutto trovare delle alternative all'assenza appunto di Bortoli. Credo che molti qui del campus avranno più spazio e non lo so se sarà pronto Zanon, che è la naturale riserva di Bortoli. Con specifico riferimento a quell'evento, il fatto di giocarlo in casa rappresenta un elemento in più sia di vantaggio sia anche forse di pressione, se vogliamo? Beh sì, giustamente entrambe le situazioni vanno valutate. Speriamo che sia interesse da parte anche degli appassionati per venirci a sostenere, perché giocare in questa palestra con non tantissimi spettatori comunque si può creare una giusta atmosfera che ci può dare un aiuto necessario, perché come sappiamo solo la prima va avanti e c'è bisogno di curare tutti gli aspetti.